Lei pensi, no, che è negato di fatto proprio il diritto dei consiglieri di presentare degli emendamenti, no? Perché se 24 ore prima non c'ho ancora le carte, cosa emendo? Su che emendo? È una situazione paradossale. Un bilancio di previsione al buio, denuncia Ettore Di Cesare, consigliere di opposizione di appello per l'Aquila, quello che approderà domani in consiglio comunale. Perché i consiglieri, il corposo testo e il lunghissimo elenco di cifre e poste, lo hanno ricevuto solo da poche ore. Impossibile dunque avere tempo materiale di fare quello per cui sono pagati e sono stati eletti, ovvero studiare, verificare e fare eventualmente proposte alternative, tenuto conto che gli emendamenti devono essere presentati massimo 10 giorni prima della discussione. Il regolamento dice che gli atti delle deliberazioni messe all'ordine del giorno devono essere a disposizione dei consiglieri 5 giorni prima. Oggi stiamo al giorno prima e ancora non li abbiamo, e quindi se secondo noi eventuali deliberazioni prese nel consiglio comunale di domani sono nulle e noi faremo ricorso al tribunale amministrativo per farle annullare. La maggioranza con il capogruppo Stefano Palumbo ammette l'anomalia, ma sottolinea che questa forzatura dei tempi è dovuta al fatto che solo il 15 luglio il governo ha ufficializzato le risposte sul fondo di solidarietà di 6,2 milioni di euro, dei 7 milioni del fondo straordinario e sul 1,5 milioni per coprire l'esenzione della TASI sulle case inagibili. E senza questi soldi sarebbe stato impossibile chiudere il bilancio in pareggio. Ma non nascondiamo che c'è stato un ritardo sulla procedura, ma è anche vero che questa è dovuta a una scelta politica precisa, quella di attendere fino all'ultimo gli ulteriori fondi che il governo ci ha riconosciuti soltanto il 15 luglio, 8 milioni di euro del Fondo di Solidarietà Comunale, grazie ai quali siamo oggi in grado, anche se in ritardo, però di scongiurare l'aumento delle imposte comunali quali la Tari e l'Imu. Quindi diversamente avremmo potuto, perché eravamo nelle condizioni di farlo, approvare il bilancio nei termini previsti, ma una volta approvate le tariffe non saremmo più potuti tornare indietro, e quindi quei 6-8 milioni avremmo potuto utilizzare per altro, perché comunque poi avremmo aumentato le tasse e su quello non potevamo tornare indietro.